Buongiorno, allora, continuiamo su Clash nel percorso delle leggende, andiamo subito a prendere le carte. E questa modalità io non la so giocare, veramente non riesco, perché ho perso qualche partita, adesso proviamo. Io qui prenderei per esempio la palla di fuoco e la tronco, mi sembrano forti, la tronco sicuro, c'è la fulmine. Ma parla di fuoco. In questa modalità credo che la veleno sia preferibile alla palla di fuoco. Lui comunque ha il pekka e la fulmine. Allora io prenderei sicuramente la macchina volante e sicuramente il drago infernale. Lui ha la fulmine, me ne rendo conto. Purtroppo non c'è un cannone, non c'è un veleno, c'è la terremoto, ma preferisco il fantasma. E non lo so se prendere una Tesla, ma sì, dai, una struttura se forse ci sta. Lui ha le frecce, quindi se prendo... Mamma mia. Mamma mia. Addirittura... Miner, sicuro, mi piace tanto, tanto, è forte. Non lo so, prenderei quasi una torre inferno a questo punto, ma ho già la Tesla, non lo so. Proviamo il barile. Secondo me non riesco a... Ah, ma lui ha anche un'altra carta, è vero. Ma secondo me non riesco a difendermi da questa partita. Pekka... giusto. Giusto, ho preso quello. Va bene, va bene, va bene. Andiamo di miner. Subito. Ah, lui ha giocato il barile. Va bene. Non mi aspettavo giocasse quello, però va bene. Se mi va in torre sarebbe meglio. Va bene, dai, è andata in torre. Tesla. Questo. Ma lui ha la fulmine, eh. Non lo so, eh. Non lo so, perché probabilmente gli cade la torre a destra. Non gli cade assolutamente niente, miner. Non lo so, lui ha anche il Gran Cavaliere. Probabilmente qui era un po' scarico, non è riuscito a giocare la fulmine subito. Devo vedere, eh. Potrebbe essermi solamente andata bene, quindi potevo giocare il drago effettivamente in un'altra posizione. Più palla di fuoco per forza. Qui questa per forza, più tronco. Dovrei pulire tutto. Non usa l'abilità. Qui secondo me ha sbagliato, ma a noi va solo che bene. Ma qua fermiamo tutto così, in tranquillità proprio. La torre... Sì, la torre. Questa non mi è piaciuta. Questa non mi è per niente piaciuta. Giochiamo subito Miner. Dai, comunque quello della macchina volante, che stava in torre. Ok, questo va giù, qua macchina volante. Allora, provo a fare una cosa, eh. Faccio così. Gioco velocemente la Tesla, velocemente la palla di fuoco. Miner a difendere. Tronco. Beh, guardate. La fulmine non è servita a nulla. Ma proprio a nulla. Qua giochiamo veloce, gli facciamo anche le due corone. E vabbè, credo si sia arreso. Vinta, 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 vinta. Perfetto. Tiriamo una palla di fuoco e una tronco goliardica.
E va bene. Ammazzo troppo pesante, effettivamente. Comunque una bella partita, dai. Io mi fermo qui. Sì, mi fermo qua. Anzi, no, ne faccio un... voglio fare un'altra. Ne voglio fare un'altra. Mi interessa, ne voglio fare un'altra. La andiamo a perdere. Allora, qui non c'è il Pekka, c'è. C'è l'Avveleno? No, c'è la Fulmine, Freccia, Terremoto. Palla di Neve. Vediamo il mio avversario cosa prende. Il Gran Cavaliere. Gran Cavaliere, c'è il Drago Infernale? Non lo vedo, c'è la Torre. Torre infernale sicuro e quasi quasi gli prendo anche la fulmine, sapete? Sì, gli prendo la fulmine. Proviamo. Frecce, ovviamente. E terremoto. Io prendo macchina volante. Sono tentato a prendere il Mighty Miner, eh. Allora prendo il golem perché comunque è una difesa che può essere utile magari per difendere la torre inferno. Ah, giusto. Giusto. Valchiria e fantasma, che a me piace tanto. Il Mighty Miner potrei prenderlo ora. Vediamo un attimino, lui sta facendo un deck un po' particolare. Peccato per la tronco, io la palla di neve non posso prenderla perché ce l'ho al 9. Purtroppo. Ma potrei anche prendere la... Non lo so, potrei prendere lei, eh. E come ultima carta... Lui ha una struttura, eh. Provo l'ariete. Provo l'ariete. Boom, deck anche il mio un po' pesante. Loro. Vabbè, ho anche questo, però vediamo. Insomma. Giochiamo subito la torre infernale. Ecco, per l'appunto, questo è. Li ha giocati anche bene. Li ha giocati anche bene. Giocati benissimo. Devo giocare lui. Vabbè, questo non è un problema. Questo non è un problema. Macchina volante. Controlla Fenice, va benissimo. Gli facciamo fuori anche l'uovo. Giochiamo l'ariete. Ma in realtà questo è buono per noi, perché... Oh mio Dio santo. Raga, malissimo in realtà, buono per noi assolutamente no. Non mi aspettavo facesse una cosa di questo tipo, che il golem va tenuto come l'oro. Io ho l'abilità pronta e la vado anche a giocare. Direi che è... Direi ottimo, direi proprio ottimo. Lui ha dovuto giocare la Fenice, per difendersi. Che va benissimo. Giochiamo ma in realtà. Esatto, in realtà devo lasciare. Lui qua ha sbagliato, secondo me. Se non ha l'elisir per il Gran Cavaliere, qui lui ha totalmente sbagliato. Vabbè, l'elisir per loro, però, eh. Qualche hit la dà? Assolutamente no. Beh, andiamo di regina. Allora, lui giocherà Gran Cavaliere su questa regina. Io devo prepararmi la torre. E che altro? Forse la macchina volante qua in difesa. Vabbè, lui qua ha sbagliato. Non ha sbagliato per niente invece. Perché... perché respawna lei. Veramente boh.
Elettra è un fulmine. Perché magari lui non se l'aspettava. Niente, ha giocato la Fenice. Ok. Oh santo signore. Insomma. Ok. Niente, non ci arriveranno mai. Sì, due hit in realtà, dai, non ci lamentiamo. Ok, li ha giocati, li ha giocati. Ah, ok, li ha giocati in quella maniera però, eh. Allora, lui deve stare attento anche alla torre centrale, non può assolutamente non darci peso. Un po' non. Sì. Ok, qua giochiamo la Valchiria. La Fenice sicuramente cade. Infatti, vedete, lui sta prendendo veramente tanti danni. Vediamo anche l'abilità. Qua giochiamo lui. Ok, non ci ha colpiti. Lui gioca così. Giochiamo questa. Non lo so, Valchiria. Non lo so, sono un po' in panico. Fantasma. Ok, ci basta una fulmine, eh. Non devo andare in panico. Non devo andare nel panico. Non devo andare nel panico. Non devo andare nel panico. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Vabbè, allora, devo dire che lui ha fatto dei pick un po' particolari. La partita mi è piaciuta. Comunque, è stata molto combattuta. Forse non doveva prendere la Fenice, però gli sgherri mi hanno dato parecchi problemi. La terremoto. Bah. Comunque, vabbè, dai, è andata bene. Quindi io vi saluto qua. State delle belle partite.